discendenti della famiglia Vassallo, uno dei primi panettieri emigrati in Costa Azzurra, che hanno portato avanti l'arte bianca in Francia. Ecco, la cosa bella è che su questi panettieri Vassallo, su questo ramo di famiglia Vassallo che viene da Agnella, su 18 figli, 17 hanno fatto i panettieri. E comunque loro sono gli eredi di questa tradizione. Abbiamo Philippe che ha fatto anche lui il panettiere a Nizza, i suoi nonni erano panettieri, i suoi bisnonni erano panettieri. Abbiamo qua Pierre che fa il pasticcere da dilettante ma che è bravissimo. E lì abbiamo Aline che impasta sempre dal forno comunitario da Daniela, che anche lei è una panettiere dilettante. Abbiamo il pane nel sangue. Ecco. Siamo nati nella farina. E hanno anche ospitato questo famoso ormai Celestine Camilla, che è stato portapane, garzone prima dalla panetteria Vassallo a Nizza, ha fatto il garzone e poi ha fatto il portapane e ha vinto le prime gare di portapane a Nizza e diventando così un ciclista professionale e anche un campione che speriamo di portare avanti la storia negli prossimi anni, ecco. Voilà, ma comunque il legame con l'arte bianca, Agnella, la Francia, la Costa Azzurra, eccolo qua, l'abbiamo lì proprio dal vivo e lo ritroviamo dal forno comunitario di Agnella. Questa è la cosa bella, che diciamo che la tradizione è sempre viva, lievita sempre, Agnella.